Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi scopriremo le creazioni in resina. Allora, ho fatto tanti stampi diversi. Sì, so che sono poche le creazioni, però questa è gigantesca, come potete vedere e notare con le mie mani, è enorme. Allora, per prima cosa vorrei vedere questa, perché è quella che mi preoccupa di più. Perché praticamente quando ho fatto questa creazione, questo è uno stampino nuovo, quando ho fatto la creazione praticamente mi stava cadendo dalle mani e si è un po' mossa la resina, e speriamo che sia venuta bene. Oh sì, guardate, è venuta carina, che carina. L'unico problema è che l'altro fiore, questo di qua, si è un po' spostato, era messo praticamente qui e invece è andato a finire sotto l'altro, ma non fa niente, è carino lo stesso, guardate che carina. Molto carina, mi piace tanto. Soprattutto questa forma con il cuore così mi piace tanto. Credo che farò altre creazioni in questo modo. E guardate, lo stampo è lucidissimo. Andiamo avanti. Lo appoggio qui. Voglio togliere per primo questo stampo, che almeno abbiamo più spazio. Vediamo qui cosa ci ho messo. Oh, ma che bella! È una faldina. Guardate che carina. È troppo bella. Non me l'aspettavo che venisse così carina. Mi piace tantissimo. Andiamo avanti, vediamo l'altra. Che bello, guardate! È il pony, quello della Philly. Guardate qui quanta resina che è. Ecco qua. È un pony, quelli della Philly. Aspettate che metta a fuoco, ecco. Guardate quanto è carino! Praticamente l'ho ritagliato da una blind. Quanto è bello! È venuta veramente bellina. Mi piace. Poi dietro ho messo pure i brillantini, quella d'effetto sirena, ed è venuto ancora più bellino. Ecco, adesso li posso spostare verso qui. Adesso so che già stanno finendo, ma praticamente, guardate, ho usato degli stampi enormi. Allora, praticamente questa creazione qui io l'ho vista nel gruppo di Nese Time e mi ha subito incuriosita e l'ho voluta provare a fare anch'io. Anche se l'originale che c'era mi sembra che non aveva il doming dietro, ma a me mi piacciono di più le creazioni con il doming dietro. Allora, ho fatto un effetto tutto arcobaleno, ma stavolta non l'ho fatto con i colori, qua lo devo limare, non l'ho fatto con i colori, ma l'ho fatto con i brillantini. Guardate che carina, è venuta bellissima, guardate, ma che carina. Praticamente ho usato i brillantini e li ho usati sia quelli normali che quelli a filamenti, che in questo momento non mi ricordo come si chiamino. Ci ho messo il bianco sirena, il fucsia, il rosa, il blu, il giallo, il verde e il bianco normale. Guardate che bello. E poi dietro ho fatto il doming bianco. Con questa vorrei farci una collana così, bella grande. Cioè, ma guardate quanto luccica. È veramente carina. Oh mio Dio, quanto è bella. Guardate quanto è grande. Bella, veramente bella. Sono veramente soddisfatta di questa creazione. E adesso c'è questa qui. Allora, dovete sapere che è da un po' che mi è venuta la fantasia di ritagliare i personaggi che ci sono nelle blind. E mi piacevano tantissimo i Philly. Già l'ho vista. Sia mi piacciono i mermaid, sia mi piacciono i Philly butterfly. Allora, questa era talmente grande che non sarebbe entrata in nessun mio stampo. Così ho deciso di metterla in questo grandissimo. È un pochettino morbidina ancora. Poi la farò asciugare meglio. E ho deciso di fare questa, guardate. Oh. È bellissima, guardatela quanto è grande.
fatto lo stesso effetto di questa qui, però ho usato i colori della sirena, diciamo. Ho messo il giallo, il fucsia, il verde e il blu. È venuta veramente spettacolare. Guardate quanto è bella. Mamma mia. Adesso vorrei fare un buco qui per poterla appendere così. Oppure magari metto il gancino, non so ancora. Comunque vorrei farla per appenderla al muro. Guardate quanto è bella. No, veramente bellissima. Poi guardate quanto è lucido lo stampo. E ho messo così tanti brillantini. No, no, sono rimasta veramente felice. Qui purtroppo si è un po' coperta la coda, ma lo sapevo che sarebbe successo. Me lo aspettavo. Beh, allora, le creazioni di oggi sono queste. Sono queste di qui. Fatemi sapere quale vi è piaciuta di più. Ovviamente la mia preferita è questa di qui. L'adoro. Spero che piaccia anche a voi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Spero che vi siano piaciute le mie creazioni e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!